Pessina inseguito da Brozovic, riesce ad allargare la palla a Kraprari che va a puntare 3 contro 3. Occhio di qua, occhio di qui. Cross, corner. Mamma, se passa quella palla sono in 3 e di anche qua, qua il mondo non se l'è ragazzi, ma giocata si bene. può? Ma non si può così. Non si può Cioè, così. se passa quella palla sono in 3 loro, senza nessuno di noi. Ma è no, no, grave. Ti sto dicendo che il Monza non se le sta giocando bene queste azioni, perché sennò Sì, potrebbe già non essere in facile, vantaggio, certo. con un po' più di lucidità. Non si può Poi così, è il Monza, non ragazzi. era il Madrid, Cioè, tu evidentemente. sei lì, che stai nella metà campo del Monza, col Monza giustamente coperto, e ti passi la palla in orizzontale, non riesci mai a fare una verticalizzazione. Appena perdi palla, hai il centrocampo scoperto e loro in superiorità numerica. Tutte le partite così, tutte. Corner dalla sinistra per il Monza. Arriva il cross in mezzo, palla alta, salta Caldirola, gol. Una No, roba non da ci matti. Oh, credo. tutte le palle inattive No, sono loro. non Cioè, ci ma credo. le partite sono tutte uguali. Tutte uguali. Tutte uguali. Tutte uguali. Tutte uguali. Vai da ridere. Caldirola l'ha tutte uguali. Tra l'altro, primo gol in Serie A di Caldirola, che è un ex, se non sbaglio. No, ci ha giusto? segnato anche l'andata, se non sbaglio. Non è che l'andata segna, sì. Ci ha segnato anche l'andata. E poi è venuto fuori il primo gol in Serie A. Non è che l'andata era autogol. Era un autogol. Alla fine era autogol. Aveva esultato, sembrava fosse suo, ecco perché siamo confusi. Io lo mandavo via. Alla fine era autogol. Corner, palla per gli altri. E Bastoni, se lo perde Bastoni, eh. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Campionato chi se ne frega, non giochiamo il campionato, serve a niente. Vai tranquillo. Nana. Cialanoglu con Vediamo il destro. Vediamo se arriva anche Onana. No, non pronta arriva. Da battere. Sì, arriva. Arriva, arriva. Parte Dai, Ciala, arriva il cross. Salta Lautaro! No! Dzeko sulla linea. Chi è Sbaglia, qua? Incredibile, Dzeko. Ragazzi. Incredibile. Mamma mia, ragazzi. Finita. Finita. Undicesima sconfitta in campionato per l'Inter che ancora una volta non fa gol. Ancora una volta non fa gol. Cioè, non solo perde in casa, undicesima sconfitta, ma non fa neanche gol per l'ennesima volta. Va bene. Cosa dobbiamo fare? Cioè, allora, lo stiamo giocando il campionato oppure no? Quando si critica qualcuno, chiedo agli amici sui social che scrivono su Twitter, quando si critica qualcuno si deve considerare solo la Coppa dei Campioni o la Coppa Italia o si può considerare che hai perso 11 partite in campionato? Vogliamo sempre dare la colpa solo ai giocatori? Fate voi, eh? Io non dico più niente perché sennò vi arrabbiate. Fate voi, per voi è normale? Va benissimo per voi. Siete contenti? Va bene, felici voi, felici tutti. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? 11 sconfitte in campionato. Thomas, vuoi urlare qualcosa? No, no, sono guarda, ti giuro. Paolo, te lo Sei giuro. Sei schifato. Sono schifato, te lo giuro. Schifato, ma proprio veramente, mi manca il respiro. Ma Dzeko ha sbagliato sulla linea di porta, sì, ragazzi. Sì. Ma Dzeko ha sbagliato sulla linea di porta. Ma l'hai visto? Bastava toccare la palla. Ma tu ho capito, ma era dietro e quello lì... L'ha presa con la mano. No, dai. Non l'ha buttata dentro neanche con le braccia. Non l'ha buttata dentro. Neanche con le braccia. Va bene, allora, questo clima funereo me lo aspetto da Filippo e da Thomas. Dagli altri invece voglio un po' di commento. Marianna, loro li facciamo un attimo sì, decantare infatti, nella loro rabbia, dire, ci sta. Beh, ma loro vincono la Champions, ma di perché si disperano? Vincono Champions e Coppa Italia, l'ha già detto Inzaghi, lui porta solo trofei. Trofei, Coppa Italia e Champions, dai. Vabbè, se vince la Coppa Italia ne ha 22 anche quest'anno. Però. Certo. Mario, buonasera intanto. Ciao, ciao a tutti. Io non sento benissimo perché sono in mezzo al delirio più assoluto. Come potrete immaginare, qua insomma, festeggiate già la Champions. La curva sta cantando ancora. Cosa? La curva stava cantando ancora, non so per quale motivo, però erano qua a incitare i calciatori fino a pochi attimi fa. Ma il clima Mario, che state festeggiando che già la Champions. Non andiamo in Champions League, eh? Siamo a 11 sconfitte in campionato, non segniamo Se un gol vinci. Neanche con le mani, no, abbiamo fatto 3 punti nelle ultime 7 partite, lo sai che Se noi non ci vinci. Andiamo dopo oggi, eh? Ma che ancora però. Troppo tempo, bisogna mantenere un po' di tranquillità. Sì. Cioè, se sì. noi giochiamo male, perché è vero che giochiamo male e non la buttiamo mai dentro neanche con le mani, non è che gli altri stanno giocando molto meglio, quindi dai, alla fine consoliamoci che siamo dietro di 2 punti. Mario, ma dai, Mario, perdonami, ma non facciamo un punto, non facciamo un gol, gli altri sono gli altri e comunque sono davanti. Di cosa parliamo? Se la Roma domani vince con l'Udinese, la Roma va a più 6, più 5, quanto è? Vediamo la classifica. Roma andrebbe a più ma 5 cosa se non sbaglio. Ma cosa recuperiamo giocando così? Ma cosa recuperiamo giocando così? Non tiriamo neanche in porta. Ma io lo vedo come lo vedono tutti i tifosi dell'Inter. Hai ragione a essere arrabbiato. Figurati la io vorrei che vedere.
Allora, continuiamo a chiacchierare un po' dell'Inter, chiaramente. Dica. Quando è presente Thomas, l'Inter non perde. Ha ragione Chirico, ha ragione Chirico, queste cose non si dicono. Ha ragione. È successo, si fa i brillanti. Vabbè. Adesso stiamo lì a parlare, va bene. Certo. Adesso prendetevela con me che l'Inter ha perso. Posso dire due cose? C'è uno che non c'entra, è lui. Fare i brillanti non va mai bene. Io invece prendevo Topo Gigio e lo mandavo a casa stasera. Vedi cosa farei io. Topo Gigio e Simone Inzaghi. Tu hai fatto lo splendo, ha ragione Filippo. Hai fatto il ganassa, sei entrato comunque, in trasmissione dicendo volevo dire... quando vengo io non vorrei quindi dire quindi dei down fiero 4 dica volevo dire sì. No, perché è giusto dire nelle ultime 5 partite l'Inter ha fatto un punto nelle ultime 5 partite ok l'Inter ha fatto un consecutive punto. L'Inter ha fatto un punto con la Salernita con la Salernitana 1-1 perdendo con Monza, Juventus, Spezia e Fiorentina. Incredibile. E conta okay. Quanti gol abbiamo fatto? Sì, forse 1-2 con la Salernitana su rigore, e la Spezia. La Salernitana e basta. Poi abbiamo perso 1-0 con la Juve e via dicendo. 1-0 con la Sampdoria, con la Fiorentina e 1-0 con il Monza. Quindi. Ah no, aspetta, ti leggo le cose degli attaccanti, ce l'avevo qua davanti. Allora, Lautaro non segna dal 5 marzo. Dal 5 marzo, però. Dzeko non segna dal 18 gennaio. Correa non segna dal 29 ottobre, ma qua da Natale, è anche inutile. Lukaku non segna su azione in campionato dalla prima giornata. Vabbè, è stato infortunato 6 mesi, ok, forse il più giustificato di tutti. Però comunque non segna dalla prima giornata. Cioè, mamma stiamo mia. Parlando di una squadra che non segna più, dai, gli attaccanti non segnano più, non fanno la differenza, ma soprattutto gli attaccanti in un paio di partite mi potete dire però hai costruito tanto, non le hanno buttate dentro. Verissimo, magari il portiere anche oggi è stato bravo. Ma nelle altre, no. Nelle altre non abbiamo fatto 40 tiri in porta. Anche oggi vedevo 23 tiri dell'Inter. Oggi è stato ma quali sono i tiri pericolosi dell'Inter? No, quello infatti. Di Correa e l'altro di Lautaro. Ho visto più pericolo del Monza. Cioè, per vedere, sono stati più pericolosi quelli del Monza. Appunto, ma 23 quindi, tiri mi scrivono, va bene. Poi no. Magari qualcuno si riempie certo. La bocca con 23 tiri. Certo. Ma poi guardatele le partite, perché se io non guardo le partite e leggo 23 tiri, dico, cavolo, no, hanno dominato. Sono statistiche che lasciano il tempo che trovo. 23 tiri sono 23 tiri quali? Cioè, uno in curva, l'altro tiro a giro alto. Dai, costruito non c'è niente. No, dai, no. Rivediamo la classifica. Male. Marianna, male. Cosa può salvare Inzaghi dall'esonero a fine anno? Incredibile. La Champions nulla? No, ma secondo me nulla perché neanche comunque... vincere la Champions estremizzando no, Champions. No, se vince la Champions lo tengo ragazzi, ho capito però allora, è se in corsa, parliamo è chiaro di calcio, che è difficilissimo se parliamo di cosa sta facendo cioè prospettare di vincere la Champions la vedo veramente dura perché comunque dovrebbero davvero giocare molto male gli altri poi finora abbiamo parlato tanto di della parte offensiva della squadra ma anche la zona difensiva lascia desiderare perché comunque come li prendi sti gol? Sì, va bene il centrocampo non filtra i palloni una cosa e l'altra però è imbarazzante, abbiamo visto in più partite adesso non si tratta, non è il caso di questa sera però abbiamo visto più partite dove un attaccante degli avversari della squadra avversaria smarcava 3 difensori dell'Inter e andava tranquillamente in porta Handanovic o Onana in porta, adesso indifferentemente da chi ci fosse dei due aspetta, no, sulla Champions non sono d'accordo cioè, ma sulla Champions gioca bene gioca bene, no, lì, no, ma quello io non sto credo dicendo, che sia c'è una differenza sostanziale comunque di gioco al di là di chi incontri no, ma non credo che l'Inter sia nei quarti di finale perché la semifinale non c'è ancora devi giocare un ritorno perché a proposito di se giochi così vabbè, se giochi così rischi tu dici rischi anche col Benfica ma scusa un attimo ma se fai queste prestazioni qua rischi è vero che sarà tutto diverso no, ho capito ma queste prestazioni in Champions non le hai mai fatte. No. Cioè, tutte le partite che hai giocato in Champions, ragione, comprese le sconfitte con il Bayern Monaco, che era nettamente più forte di te, sono state partite gestite e giocate in maniera completamente diversa. Va bene. Quindi la colpa che si deve fare alla squadra è che non mette la stessa cattiveria, la stessa concentrazione, la stessa determinazione in campionato, quando il campionato serve. Cioè, non è che il campionato, non è che sei in Napoli che hai già vinto, puoi permetterti 2 passi falsi perché stai pensando alla Champions. Qua stai parlando di una squadra che deve rifare, una società che deve rifare tutti i piani economici se in Champions non ci arriva. E io ti dico oggi che in Champions non ci arrivi. Così no, perché, no, quando, perché non è questione di classifica, se la vince? Ma non è.
ragazzi. Se la vince, sarò il primo a festeggiare. Va benissimo, ma per vincerla, oltre ad arrivare in finale, devi giocare col Manchester City o col Real Madrid, non lo so. È finalmente una partita di Champions. Marcello sta aspettando che l'italiano trovi un ostacolo. Mica giocare Coppa Italia. Ma io dico, io vorrei ricordare a Marcello che quando la Juve faceva la Champions e fa la Champions, allora, fa il Benfica è uscita col Lione, col Porto, col Benfica, con l'Ajax, quindi non farei tanto lo splendido da dire che sono squadrette, sono tutte squadre che gli hanno tirato un calcettino e l'hanno buttato fuori dalla Coppa più di una volta ogni anno, quindi sono tutte partite che devi giocare e che devi vincere, anche se non si chiamano Real o Manchester City. Forse il vostro problema, visto quello che mi stai dicendo, è stato proprio questo, andare in campo col Lione, col Porto, col Benfica pensando di aver già vinto, invece invece noi abbiamo fatto per ora diversamente, detto che abbiamo battuto anche il Barcellona. Informa dalla regia il nostro Francesco Bonfanti, giusto per aggiungere sale sulla ferita, che è la prima volta nella storia dell'Inter che i nerazzurri perdono 3 volte in casa consecutivamente senza siglare neanche un gol, quindi un piccolo record negativo. 0-1, 0-1, 0-1. Up and down, vediamo per quel che concerne questa partita se qualcuno si è salvato. Sinceramente faccio fatica a mettere qualcuno su. Come faccio a mettere qualcuno su? No. Lukaku? Ma non posso mettere nessuno su. Nessuno. Provo a rileggere i nomi, ma no, nessuno. Nessuno. I peggiori invece? I peggiori, quelli Inzaghi. Quelli che ti hanno urtato di più. Inzaghi, 4. Gli ho dato 8 in Champions League, gli do 4 oggi, siamo a 11 sconfitte in campionato, non facciamo più un gol. Adesso va bene i giocatori, prendersela con i giocatori, giusto, infatti li mettiamo su e giù sempre, però insomma qualcosa dell'allenatore bisognerà anche dire, perché se no abbiamo un'altra diciamo. Inzaghi 4, Dumfries 4 e Gosens anche, Lukaku. No, Lukaku i peggiori, non, sicuramente non uno dei peggiori. Possiamo dire come è entrato Dzeko, possiamo dire come ha giocato. Correa l'ho messo? Correa al secondo tempo è da 2. Correa al secondo tempo è da 2. 2, 2, 2. Correa 4. Poi vabbè. Correa 4. Inzaghi 4, Dumfries 4, Correa 4. Questi sono i peggiori, poi tutti gli altri sono 4 e mezzo. Non è che... Però allora, mettiamo caso. Poniamo che l'Inter non vinca la Champions, no? Situazione più probabile. Ok, l'anno prossimo rivoluzione, quindi cambia allenatore, chi prendi non si sa. Però non dirlo tanto forte, perché però tu vai troppo sul sicuro. Guarda che la Champions è veramente casualità. Se per caso gli va, sono due partite. Io non escludo nulla, anzi, assolutamente. Ricordati il Chelsea in finale col Manchester City. Allora ti dico la verità. Eravamo sicuro. Ditemi nel caso una finale più sproporzionata di quella che potrebbe essere Inter City Real, Milan City o Real. No, io non mi provo. Ditemi una finale così spalzata come valori negli ultimi 20 anni. Spalzata, gli fanno un gol, poi si mettono in difesa. No, nel calcio tutto può succedere, ragazzi. Oggi il Monza ha vinto con l'Inter. Certo, può succedere tutto, però vabbè, torniamo alla domanda iniziale. L'Inter non vince la Champions. Restyling pesante, perché l'allenatore lo devi cambiare. In difesa qualcosa devi fare, spingerla via, Cerbici alla sua età, dovrai... Sì, Paolo, l'Inter non vince la Champions, ma devi anche entrare nei 4. E se non entri nei primi 4, la cosa è ancora più grave. Lascia stare se non vinci la Champions. Ma se non entri nei primi 4, cosa facciamo? Cosa fai? Succede... l'Europa League. È un problema, I soldi, i giocatori che se ne vogliono andare, se non vogliono rimanere, chi vai a prendere? Chi è che vai a prendere? No, chi vuole venire. Chi vuole venire, sì, appunto, chi vai a prendere, chi vuole venire. Chi è che viene a fare l'Europa League? Con tutto il rispetto dell'Europa League, ma cioè, succede proprio. Là ti devi ingegnare. È inutile che disprezzi tanto. Avere uno scouting, bravo. È una bella coppa, è anche impegnativa. È inutile che disprezzi tanto. Sì, Marcello, però voglio dire, tu lo sai com'è il giocatore, dai. Sì, ma guarda che Marcello dice che è una bella coppa adesso perché gioca lui. Sta cominciando ad apprezzare. Fino a 2 mesi fa era una coppetta. Se l'anno prossimo fa la Conference, dice che la Conference è una bella coppa e fino a ieri non valeva niente. La Conference spero di no, bella Conference. No, proprio non le fate proprio. Il tuo allenatore dice che le Coppa Italia e Supercoppa sono grandi trofei. Ma lui è coerente. Oltre la Coppa Italia e la Supercoppa. Lui è coerente nelle sue idee, che poi possono essere criticate o no. Tu un giorno dici che è importante, il giorno prima dicevi di no.
Cioè, finché facevi la Champions, la Coppa UEFA era una coppetta, adesso che sei nei quarti, annusi la possibilità di vincerla, mi cambi registro. No, vincerla non è mica detto assolutamente. Però io, quando uscii dalla Champions League, meritatamente, siamo usciti meritatamente, dissi, però Europa League di quest'anno non è mica poi così semplice, perché guarda le squadre che ci sono, infatti vai a vedere le squadre, non è che era una coppetta tanto così, tanto per, una coppetta per le... tanto facile. Infatti, quando è andato quindi... giù, ho detto, però sai, diciamo certo. Che è buona la Coppa UEFA. Che io, tra l'altro io sono d'accordo, perché l'Europa League per me, se ci sei, è una competizione certo, importante. Certo. Detto questo, cioè se noi non avessimo problemi di soldi, se noi non avessimo problemi economici, che dobbiamo stare attenti a andare o no in Champions per quei 50 milioni che servono per, io ti direi, vabbè, facciamo l'Europa League se ci arrivi, perché qua si va avanti così, ma con quella ci vai. Però il problema è un altro, il problema è che tu non fai rinnovi di contratto a quelli che ti scadono, attenzione, a quelli che hanno il contratto in scadenza, Bastoni, Cialanoglu, quella gente lì. E poi magari quello che a costo zero veniva a fare la Champions da te, invece esatto. Nel momento in cui non la fai, dice, beh, però sai, l'Inter non fa la Champions, certo. Magari vado a firmare per un'altra squadra, giusto. Meno importante, ma che certo. Fa la Champions. Quindi diventa un casino. Intanto però... voglio salutare il nostro Danilo Sarugia che ci sta guardando da casa, chiaramente disperato, il nostro Dani. Ciao Dani. Ciao Dani. E lui parla di voci di esonero attendibili per quel che concerne Inzaghi, mi sembra un po'... Prima del Benfica. Però... dopo questa sera andava proprio generato. Tanto sai lui cosa se fica lo superi Danilo anche dici mi affida un altro ma chi ti affidi appunto. Oggi come oggi no. Certo. Beh, allora se regge il vostro discorso cioè se regge il discorso di Thomas che dice che si autogestiscono cambia niente cioè, puoi mettere anche chi si autogestiscono quello che diceva Marcello cioè, se si autogestiscono si decidono loro che lo togliono lo togliono però esonerarlo comunque prima del io sono d'accordo con Marcello si autogestiscono e l'anno prossimo invece ma io concordo anch'io con te quindi siamo tutte e tre a chi li facciamo gestire l'anno prossimo invece secondo me comunque adesso al di là di tutto esonera Thiago Motta. Comunque adesso al di là di esonere tutto quanto c'è anche da valutare un attimino Filippo sta ascoltando Inzaghi intanto c'è anche da valutare la questione della società perché comunque già la società è quella è già traballante di sé quindi se non hai già una base alla esatto anche cioè, quello da valutare una società alla base cosa dove vuoi il pesce andare? Puzza dalla testa sì, no certo appunto. Ma ragione giustamente anche quello proprio. È come il toro bisogna prendere esempio dal toro e da Cairo vabbè ma noi siamo coerenti vedi noi non ci arrabbiamo ma Marcello vedi noi non ci illudiamo proprio esatto. siamo nella nostra bagna no, da nel senso che effettivamente. Ma sì, ma lui non compra nessuno, andato, vende tutti, prende i giocatori in prestito. Allora, facciamo un po' di spoiler, abbiamo ancora due minuti. Cosa sta dicendo Inzaghi? cioè, vedi, guarda, io non voglio neanche saperlo. Guarda, non voglio, io lo sto guardando al monitor, nel monitor. Guarda, io veramente mi fa pena. Ha detto: se avessimo segnato noi e non il Monza, avremmo vinto. No, almeno io non l'ho sentito. No, perché sicuramente. Ha detto: abbiamo fatto un buon primo tempo, poi. Nel secondo, con la partita che non si sblocca, non viene la vittoria e quindi ti innervosisci, abbiamo preso male le distanze, abbiamo cominciato a essere nervosi, vabbè, tutte cose vere. Il ritmo del campionato non va bene, non è vero che pensiamo solo alle coppe. Io credo che non sia giustificabile una serie di prestazioni in fila così. E poi quello che ha detto per concludere, ha detto che se non segnava il Monza finiva 0-0. Guarda che roba. lo so. Ma l'ha detto davvero? Sì.